Prego, entrate dopo un anno, finalmente vi facciamo vedere la nostra casa. Prego, prego, venite, venite, venite. Allora, intanto questa targhetta stupenda di Muvu, quindi super personalizzabile con il nostro cognome. E venite, venite qua. Ecco anche Africa che vi accoglie. Allora, appena entriamo abbiamo appunto l'ingresso, è tutto il salotto e la visuale, poi dopo vi farò vedere bene nei dettagli. Allora, per prima cosa, questo sembra un quadro, ma un quadro non è, perché qui sotto abbiamo il quadro elettrico, quindi questa è una soluzione molto carina per coprire il quadro elettrico. Allora, questa è una sorta di piccola libreria. Le applique sono di Leroy Merlin. Frida Kahlo l'ho presa su AliExpress. Questo bel quadro invece è di Maison du Monde, l'ho trovato in offerta. Allora, qui abbiamo una piccola frase motivazionale, Smadonna ma non mollo. Qui abbiamo due librerie prese su Amazon con tutti i Blu-ray di Gerardo e questa è la Kallax di IKEA con appunto le ceste che costano un sacco, praticamente costano più le ceste che la struttura. Però complessivamente questa composizione mi piaceva molto e quindi qua. Ovviamente, come vedrete, le pareti sono di un verde salvia. Io adesso sto usando anche un po' il faro perché questa è una casa un pochino buia. Allora, per questa parete abbiamo scelto, come avete visto, una particolare carta da parati con questi pappagallini e uccellini. Qui abbiamo una composizione che ho disegnato io totalmente di IKEA. Quindi io sono andata proprio nel desk di IKEA e mi ha aiutato a fare questa composizione. Volevo lasciare questa parte libera perché comunque c'era la TV e quindi fa un po' da cornice. Allora, tutti gli sportelli sono a molla, in questo modo, poi qui c'è bicchieri e cose varie. Olè. Uguale questi sportelli. Allora, questo è un pannello color verde, comunque lo trovate. Questo è un rovere mordente bianco, questo proprio questo legno, così si chiama da IKEA. Questo invece è il tavolo andrà cambiato perché questo è un tavolo con le sedie che avevamo nell'altra casa. Vogliamo prendere questi tavoli un po' moderni e legno. E poi le sedie andranno comunque cambiate. Quindi qui c'è questa piccola parete attrezzata. Qui fronte divano abbiamo appunto la TV. Qui ci sono le nostre foto di famiglia e passiamo alla tenda. Allora, per la tenda ho scelto un colore, cos'è questo? Ocra. Perché riprende un pochino i pappagalli, quindi tutto verde era se no pesante. E sono carini perché hanno delle nappe e i bastoni delle tende invece sono Leroy Merlin. Abbiamo fatto un doppio bastone, hanno veramente tante tante tipologie di bastoni. E poi, sempre per riprendere il verde, ho scelto questa tenda. Le tende le ho prese in un negozio qua vicino da me che si chiama Magmoda. Poi passiamo a questa parete che ancora va attrezzata. Questa parete che sta sopra il divano va ancora sistemata, quindi per ora ho questa stupenda creazione in macramè. Vi metto anche il nome della ragazza che me l'ha fatta. Qui abbiamo This Is Us. E è la nostra serie preferita, ci siamo molto ritrovati in questa serie. Questa l'ho presa su AliExpress, invece la cornice l'ho presa su Amazon e l'ho pagata tantissimo, 50 euro, perché le cornici più sono grandi più costano. Questo invece è una new entry, è di Shein Home, perché trovo sul sito molte cose carine.
Ok, adesso passiamo al divano. Siamo al divano. Allora, la scelta del divano in una famiglia è importantissimo. Noi avevamo preso una grande sola nella casa precedente con il divano di Mondo Convenienza, pagato 1.000 euro, grandissimo, enorme. Ma si è sgretolato dopo 2 anni, ma neanche forse un anno, e quindi era un'ecopelle mai più. Questa volta, per quanto riguarda il divano che vedete alle mie spalle, ci siamo affidati a Confalone. È un divano di tessuto, un tessuto però lavabile, tutto sfoderabile. Noi con le bambine ci stiamo trovando benissimo. I divani di Confalone hanno una seduta un pochino più profonda che ti avvolge. Il tessuto e il colore l'abbiamo scelto, quindi abbiamo scelto un colore che potesse stare bene con le nostre pareti, quindi abbiamo scelto un verde. Non si vede, non si capisce magari dal video molto bene, però è molto molto bello. Ecco qui il nostro divano, come vi dicevo le sedute sono molto profonde, molto comode e poi ci sono questi braccioli che fanno un po' anche da cuscino. Allora, questi qui si alzano, però sono legati. Comunque, veramente ci stiamo trovando molto molto bene. In ultima cosa, passiamo a questo stupendo lampadario che è stato da poco comprato, perché prima avevamo un faro da ufficio, l'abbiamo preso su Amazon, l'abbiamo pagato 100 euro e si sposa benissimo con l'ambiente perché comunque è un rattan intrecciato. Questa è la visuale dall'altra parte, lì c'è la porta appunto dall'altra parte della parete. Sono molto soddisfatta, mi piace. Vorrei prendere un po' più di piante e qualche cesta che va adesso. Ok, il nostro tour del salone è terminato, adesso passiamo alla cucina. Per dividere la cucina dal salone, intanto abbiamo fatto dei lavori e creato, come vedete, questa porta, perché prima qui era tutta parete, quindi abbiamo bucato e abbiamo scelto questa porta scorrevole. Come vedete, la guida è nera per riprendere un po' lo stile urban, un po' il legno. E volevamo creare proprio una sorta di pannello, quindi che una volta chiuso facesse anche da arredamento. Non ci sono maniglie e non c'è niente. E questo scorre, mamma, e qui si passa appunto alla cucina. E adesso andiamo in cucina. Ed eccoci qui, questo cos'è? Il tempio della regina della casa. È la cucina. Allora, questa cucina è stata desiderata tanto, e non perché è la mia, ma devo dire che abbiamo scelto molto bene e sono tanto orgogliosa. Piace a tutti quelli che vengono a trovarci e oggettivamente è una bellissima cucina che ci è stata regalata e questo ci tengo a dirlo, è stata regalata dai nostri zii. Allora, questa cucina è Mobili Turi. Noi ci siamo affidati a un negozio che appunto progetta cucine, quindi ce l'ha progettata e poi ce l'hanno realizzata. Andiamo a vederla nel dettaglio insieme. Allora, qui abbiamo il frigo e il congelatore. Frontalmente abbiamo giocato un po' con i colori, quindi una parte è nera liscia, sotto appunto abbiamo questo legno tabacco e la particolarità è che questi pensili sono rugosi, diciamo, non sono lisci, ma hanno questo effetto anche al tatto. Qui appunto è un'angoliera, insomma, sono tutti sportelli. Qui abbiamo scelto non è marmo, è un legno, sempre legno. Qui la mia santa friggitrice, come farei senza. La pittura che vedete è una pittura lavabile, quindi io non ho maioliche e altro, ma è pittura lavabile. Devo dire che mi sto trovando nì, è molto molto delicata, ragazze, e quindi vedete qui si è un po' macchiata, insomma, molto delicata. Abbiamo scelto la piastra a induzione, che
che è sempre comunque molto più facile lavarla che i fornelli. E qui abbiamo un grande lavandino. Abbiamo scelto il lavandino nero. Ovviamente, come vedete, per la pulizia non è facilissimo mantenerlo nero e lucido, però è un bel vascone. Devo dire che io mi trovo molto bene. E qui, come vedete, ci sono altri pensili. Qui abbiamo la lavastoviglie, comoda. Qui quello delle spezie, con tutte le spezie e niente, qui appunto abbiamo tutti i pensili e ci sono anche dei LED. Andiamo ad aprire. Ecco qui, questi sono i LED. Se anche magari voglio spengere questo qui, ho i LED. Adesso vi faccio vedere l'effetto un po' più ambient. Allora, per quanto riguarda invece il lampadario, ve lo faccio vedere spento. È sempre di Leroy Merlin. Qui abbiamo la porta finestra che dà accesso al primo giardino, quindi al giardino principale. L'altra parete è così formata. Qui ho messo delle stampe, qui il mio orologio meraviglioso da Home Sweet Home di Samantha. Queste mi piacevano tantissimo, prima Gerardo beveva molto più vino e l'ho prese su Amazon. Poi qui appunto abbiamo questo banco, qui io metto le tovaglie, gli strofinacci, qui insomma altra roba, e ho preso sempre lì dalle cucine questi sgabelli che sono comodi. Quindi questa è la mia meravigliosa cucina. Adesso possiamo andare nella zona notte. Questi sono gli armadi a muro, ragazze, stracomodi, veramente pazzeschi. Qui appunto abbiamo cappotti e poi di sopra tutto i cambi di stagione. Io ho anche una cantina, ovviamente, vedete qui i cambi di stagione, quindi sono veramente molto molto comodi. Questi li fece fare mio papà su misura, non mi ricordo quanto tempo fa. Ok, qui abbiamo sempre l'applique di Leroy Merlin, qui una foto stupenda, una delle mie preferite, infatti è gigante. Qui dovrò mettere qualcos'altro. Allora, questa è la porta che divide la sala giorno dalla sala notte. Allora, venite. Questo è il disimpegno. Intanto qui abbiamo la mia laurea. Sono molto orgogliosa di questa laurea che ho preso la triennale. E allora, questo è un ambiente che è da rivoluzionare, da modificare, un ambiente che non abbiamo ancora toccato perché vogliamo pitturarlo, ancora non ho idea cosa farci, però insomma è il disimpegno, il famoso disimpegno. Qui c'è l'accesso alle due camere, qui c'è la camera da letto che dopo andremo a vedere, qui la camera delle bambine e qui c'è il bagno principale. Questi sono gli armadi a muro che stavano anche sul corridoietto. Sono comodi perché appunto ho la lavatrice, ci metto i medicinali. Qui ho messo l'altro congelatore, quindi il pozzetto, dei detersivi, insomma. È per noi una sorta di lavanderia. Questa qui invece è di IKEA e sta in salone, l'abbiamo messa qui. Ci sono i libri di Alice. Ci sono i giochi di Perla, quindi è una cosa più ordinata e poi sembra proprio fatta apposta per questa parete. Vi faccio vedere il bagno. Il bagno è stato modificato veramente pochissimo. Eccoci qui. Allora, vi faccio vedere a luce spenta il lampadario preso da IKEA, è un legno e un nero. Adesso riaccendiamo. Allora, come vi dicevo, il bagno non è stato toccato, nel senso che
Questa cornice dove c'è lo specchio e le piastrelle erano così. Qui il pavimento cambia perché abbiamo una sorta di grass porcellanato, non so come si dice, comunque è porcellana, non è legno. Entriamo, abbiamo questo mobiletto, l'abbiamo preso da Leroy Merlin, anche il lavabo. Qui ci sono due cassetti. Il doppio lavabo devo dire che è molto molto comodo e qui sotto ho messo delle ceste per phon, spazzole, eccetera, eccetera. Lo specchione, quindi già ce l'avevo. Il rubinetto l'abbiamo preso su Amazon. Mi piace molto l'effetto cascata quando esce. Quindi questo qui. Vabbè, qui il bidet, la vasca, eccetera, eccetera. Ci giriamo alle spalle. E abbiamo questa mensolina. Allora, questa mensolina l'ho presa all'IKEA, costa pochissimo e io l'ho un po', ecco, decorata con queste foglie di edera, eucalipto, non so che cosa. Comunque, molto semplice. Il bagno non è grandissimo, però è funzionale, funzionale, quindi sono molto soddisfatta. Probabilmente vogliamo mettere una carta da parati in questa parte bianca, però per ora va benissimo così. Ok, adesso passiamo alla camera da letto. Ta-da! Eccoci qui. Questo è il fantastico piumino di Shein ed è difficile trovare dei coordinati così, perché qui abbiamo un importante carta da parati, bellissima. E come avete visto in tutta la mia casa, comunque la carta da parati è presente e io l'ho sfruttata proprio come una sorta di arredo. Quindi, allora, questo letto invece è di ottone, ottone antico, e l'ho pagato tipo 80 euro perché su Marketplace li trovate. Li svendono, che sono comunque dei modelli un po' antichi, invece qui ci stava benissimo. Qui abbiamo invece l'armadio, armadio IKEA. Queste anche appunto le abbiamo prese all'IKEA e l'ho diviso così, quindi c'è il LED quando apriamo, qui sopra tutta la roba e qui abbiamo i cassetti. Insomma, gioiellini vari, eccetera, devo un po' sistemarlo. E questo invece è di Gerardo. Stessa cosa, ha i cassetti, solo che lui qui ha deciso di mettere i portapantaloni. Qui ci giriamo, ho una scarpiera a specchio, il Kallax bianco. La TV la vorrei appendere, adesso vediamo un po' come organizzare questo spazio che è ancora un po' vuoto. Questi putti sono una new entry, li ho messi qui, mi piacciono molto, adesso vediamo cosa farci. Piume, piumette. Ci giriamo e troviamo la tenda. Allora, i suoni delle tende li abbiamo presi da Leroy Merlin. Devo dire che hanno tantissimi modelli. Invece queste particolarissime tende che ci stanno proprio bene perché sono trafilate in oro, le ho trovate da Macmoda, che è un negozietto che sta qua vicino, e quindi piuma piuma ci sta bene. Passiamo al comodino minimal preso da Maison du Monde in offerta e questa invece l'ho presa da Teddy. È un LED semplicissimo e si accende all'occorrenza. Passiamo a questa parete dove ho questi tre quadretti e le stampe sono di, ve lo scrivo qui perché non mi ricordo, anche le cornici, ce l'avevo nella vecchia casa e le ho messe qua e ci stanno molto bene. E poi da qui si accede al giardino. Adesso, insomma, è inverno, sta messo malino, ma vi metto qualche foto.
andiamo nella prossima stanza. Passiamo alla penultima camera, che è la camera delle bambine, e faccio molta fatica, ma voi mamme mi capirete, a tenerla ordinata. Però dai, devo dire che sono abbastanza brava, anche perché ci passano pochissimo tempo, ahimè. Andiamo a vedere qua la camera delle bambine. Allora, questa è la camera più grande perché in teoria questa era la camera matrimoniale. Infatti, poi vedrete che hanno anche il bagno in camera. Abbiamo deciso con Gerardo di lasciare questa camera a loro col pensiero del futuro, porteranno amiche, amichette, poi si devono preparare per uscire, quindi abbiamo deciso così, tanto noi ci dobbiamo solo dormire, ormai siamo vecchiettini, dobbiamo fare ben poco in camera da letto e quindi questa è la camera più grande. Come avete visto, il comune denominatore di tutta la casa sono le carte da parati, perché veramente danno un plus, no? alla casa, non è la solita pittura, ma è come se fosse un arredamento. Abbiamo scelto una carta da parati sfondo bianco e con questi acchiappasogni. Allora, non volevo fare la solita camera rosa, viola, così, perché comunque poi cresceranno, quindi abbiamo scelto un po' colori sul violino e questo Tiffany un po' più sbiancato in tutte le pareti. Allora, questa camera sicuramente cambierà con il corso degli anni, perché questo armadio l'ho preso usato, 100 euro mi sembra che l'ho pagato. È uno di questi armadi molto vecchi, ma molto buoni. Anche vedete comunque inusuale questa insomma di porta. Abbiamo modificato i pomelli che abbiamo preso su Amazon, questi sono oro, e invece questi gliel'ho presi con il rosa, sono comunque molto carini, però comunque questo credo che lo cambieremo, per ora va bene così perché è molto grande. Abbiamo scelto una piazza e mezza, anche questo usato. L'abbiamo preso legno perché comunque le bambine dormono insieme. Questo andrà levato, qui ci sono tutti i giochi, ma andrà levato, quindi ecco, è una camera un po' che modificheremo col tempo a seconda delle esigenze delle bambine. Il lampadario, molto bello, l'abbiamo preso a Leroy Merlin. Per quanto invece riguarda la scrivania, è di IKEA, angolare e molto comoda. Queste sono le sedie invece che vorremmo per il salone. Poi ci giriamo e ta-tan! Allora, qui c'hanno anche la TV. Qui abbiamo i quadretti che ho fatto io, sono crollati, infatti devo rimontarli, mettere la colla a Qui c'è caldo. una panca dove ci sono i loro giochi, ma qui vedremo anche magari di modificare. Qui abbiamo il bagno, piccino picciò, ma veramente molto comodo. C'è solo il water, però c'è il doccino per farsi il bidet. Questo qui è di Leroy Merlin, l'abbiamo preso lì. Quindi è piccolino, ma funzionale per le bambine, è perfetto. Di qui è comodo perché c'è una bella doccia. Odio, odio veramente pulire questo vetro della doccia è molto difficile. Comunque, ecco, c'è una bella doccia grande. Quindi le bambine non si possono lamentare perché hanno una super camera. Bene ragazze, il nostro tour è finito, finalmente ce l'ho fatta, sono contenta e sono contenta anche di questa casa, sono grata perché se comunque abbiamo questa casa è sì per i nostri sacrifici, ma per gli aiuti che abbiamo avuto grazie ai nostri parenti. Quindi siamo consapevoli che siamo fortunati, comunque noi stiamo pagando il mutuo, non è che ci hanno regalato nulla. Però siamo veramente contenti di aver fatto questo passo. Chi ci conosce da tanto tempo sa che abbiamo avuto un sacco di problemi per comprare casa, abbiamo perso dei soldi per un'agenzia e quindi è stato difficile, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Adesso abbiamo la nostra casa stupenda, adesso la conoscete, quindi il loop tour è stato fatto e niente, per qualsiasi informazione che magari non ho detto, scrivete tutto nei commenti, io vi risponderò.
Spero vi sia piaciuta. Diciamo che questa casa è stata progettata da me e Gerardo un po' a scatola chiusa. Io ho usato tantissimo Pinterest che mi ha aiutato molto per quanto riguarda la pittura e le carte da parati. L'ho presa a Roma, vi scrivo dove l'ho presa, ne hanno tantissime e qui mi ha aiutato la mia mamma. Poi per il resto, ecco, mi ha ispirato tantissimo Pinterest, però sapete che quando si progetta una cosa così a scatola chiusa c'è tanta ansia perché dice oddio, chissà se ci starà bene o non ci starà bene. Devo dire che però ci sta bene. Non si finisce mai di sistemare una casa, infatti ci sono tante cose da fare anche al giardino, ai giardini, e soprattutto avendo due giardini è una casa che, ecco, pretende tanto impegno e bisogna lavorarci un po' ai giardini, però insomma. Bene, bene, siamo fortunati. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!